perché da 500 anni portano avanti l'inganno della terra piana? Perché? Perché hanno fatto questo? Qual è lo scopo di questo grande inganno? Provo a spiegarvi perché ci hanno e ci stanno abbindolando. I nostri occhi e la nostra esperienza umana ci dicono che la terra è piana ed immobile e tutto quello che vediamo nel cielo ruota attorno a noi. Ma nel momento che non possiamo più credere ai nostri occhi, alle nostre percezioni e alle nostre osservazioni, per il motivo che dobbiamo prostrarci ai piedi del sistema che ha imposto di accettare i pseudoscienziati che stanno semplicemente accecando le nostre naturali percezioni, senza saperlo e senza nemmeno sospettarlo, veniamo depredati della naturale esperienza di capire perché poggiamo i piedi sul meraviglioso regno piano che ci ospita. Hanno fatto sì di assecondare gli esperti preti astronomici che hanno conoscenze speciali a cui solo loro possono accedere, come il telescopio Hubble, per esempio. Sono secoli che stanno facendo il lavaggio del cervello con qualcosa di così gigantesco e fondamentale che nessuno è in grado di testare. Questo credo rende ogni altro tipo di indottrinamento minore di qualsiasi altro credo. Con la Terra, il centro piano ed immobile con tutto il resto, quello che c'è nel cielo che ruota tutto attorno conferisce un'importanza ed un significato speciale, non solo per quel che riguarda la Terra, ma per noi esseri umani. Ci troviamo su questo regno piano per fare un'esperienza ed una crescita personale, non per seguire e sottostare ad altri esseri famelici ingordi delle nostre energie speciali. Trasformando la Terra in una palla rotante lanciata attorno al Sole che sfreccia attraverso lo spazio infinito da dove si è autocreata da un Big Bang, vale a dire da una teoria, trasformano l'umanità come se si fosse formata per caso, senza senso, senza uno scopo, la quale si trova incidentalmente dentro un universo cieco e muto. È un controllo mentale che si basa per sconfiggere la nostra eccellenza interiore ed accettare qualcosa che si trova fuori di noi, accettare la loro manipolazione mentale. Ecco perché le persone chiedono sempre: perché lo fanno? Ovviamente ci sono altri motivi evidenti, dove esistono margini di profitto economici elevati. La NASA è il più grande vero buco nero, con dei budget incredibili, dove solo nel 1960, per mettere in atto il piano criminale, ha risucchiato oltre 30 miliardi di dollari dai contribuenti per i finti sbarchi sulla Luna. E non è solo la NASA, ma anche la Russia e tutte le altre false organizzazioni spaziali in tutto il mondo che forniscono immagini in CGI per centinaia di miliardi di dollari. Questo globo terrestre moderno, scaturito da un Big Bang teorico, è il paradigma dell'evoluzione casuale, controlla la parte più importante di ogni essere umano, la spiritualità di ogni essere dell'intera umanità con l'uso delle religioni. Anche queste servono e sono servite per dividerci, per odiare chi non credeva alla stessa religione, un male creato da entità malvagie. Hanno creato un mondo che va contro qualsiasi disegno intelligente, sostituendo la nostra creazione in una coincidenza cosmica casuale. Rimuovendo la Terra dal centro immobile nelle università, il massimo vertice di indottrinamento, i massoni ci hanno spostato fisicamente e metafisicamente da un luogo di suprema importanza in un luogo di completo nichilismo e di indifferenza. Col regno piano l'esistenza umana ha uno scopo per ricercare dentro ognuno di noi, ma se la Terra è solo uno dei miliardi di pianeti che ruotano attorno a miliardi di stelle e miliardi di galassie, l'esistenza umana è implausibile. Ci hanno indottrinati di nascosto attraverso i loro materialisti scientifici con l'adorazione del Sole. Così non solo perdiamo la fede in qualsiasi cosa oltre il materiale, anzi otteniamo una fede assoluta nella materialità, nella superficialità, nello status quo, nell'egoismo, nell'edonismo e nel consumismo. Credendo tacitamente alla loro scienza, ai loro politici, siamo costretti a comprare i loro prodotti, ad ascoltare la loro musica, a guardare i loro film, sacrificando la nostra parte spirituale sull'altare del materialismo. Stiamo vivendo dentro al più grande insabbiamento e alla più grande cospirazione nella storia.
Siamo stati totalmente assorbiti per oltre 500 anni nel credere ad un mondo inventato dove non abbiamo alcuna possibilità di indagare oltre il 60° parallelo sud e di visitare autonomamente l'Antartide, ad esempio. Avete a disposizione un sacco di documenti attraverso l'indice alfabetico. Né tantomeno possiamo andare al centro del Polo Nord, e molti pensano non sia così. Sempre attraverso l'indice alfabetico avete parecchie voci sul Polo Nord nascosto. Quando prendiamo atto che il meraviglioso regno dove poggiamo i piedi non è una palla che schizza nell'universo infinito, bensì è un piano stabile ed immobile, il nostro cuore capisce che siamo esseri unici e speciali, e in quel momento di risveglio veniamo veramente liberati dal male.